Dylan Dog presenta Groucho, i Graucini. Ma andiamo a vederli meglio e a parlarne dopo la sigla. Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology. Io sono Ali. Quest'oggi sono qui per un nuovo episodio di Dylan Old, come avete potuto vedere nella intro. Si parla ancora di vecchie pubblicazioni dilaniate e questa volta andiamo a parlare di un piccolo lotto di 8 fumetti, fumetti da 34 pagine l'uno, poco più di 30 pagine l'uno, che erano stati degli allegati degli speciali di Dylan Dog negli anni 90, a partire dal 1992 fino al 1999. Eccoli qui. Dylan Dog presenta Groucho. I Graucini, i cosiddetti Graucini, che ora andremo a vedere uno per uno, che come detto uscivano insieme alle speciali di Dylan in allegato appunto negli anni 90, negli anni d'oro di Dylan Dog, negli anni ragazzi, in cui Dylan stravendeva, era conosciuto anche dalle pietre, non che ora non lo sia perché lo è ancora molto conosciuto, però insomma lo leggevano davvero tutti, era il fumetto popolare per eccellenza. Ma qui oggi non andiamo a parlare proprio di Dylan Dog, del personaggio di Dylan, ma appunto del suo assistente, il mitico Groucho. Allora, il primo allegato uscì nel 1992, allegato al numero 6, lo speciale numero 6, 7 anime dannate, e si chiamava, appunto, il titolo è La cosa misteriosa che vive dietro al frigorifero. Qui vediamo la copertina di Angelo Stano. Ideazione, soggetto e sceneggiatura di Tiziano Sclavi, i disegni di Luigi Piccato. Ragazzi, i disegni ve li faccio vedere così, ma indicativamente, perché tutti i Graucini sono disegnati da Luigi Piccato. La prima storia era Tiziano Sclavi. Le storie le ho rilette, un po' le avevo lette all'epoca. Ho finito di recuperarli da pochissimo, e per cui ora che ce li ho tutti, volevo fare un video dedicato appunto alla rubrica Dylan Old. Come detto, le copertine sono di Angelo Stano. La prima copertina del primo, insomma, il primo Graucino, la cosa misteriosa che vive dietro il frigorifero. Vede appunto un Graucho che esce praticamente dalla porta. Bello anche il logo con la G di Graucho, in mezzo c'è praticamente la foto di Dylan. Anche bello il lettering, insomma, cioè, per essere comunque un fumetto del 1992 a 30 anni, quasi 31. Questo è il primo, insomma. Poi il secondo. Il secondo è uscito ovviamente l'anno dopo, nel 93, allegato al numero 7, lo speciale numero 7, Sogni, ed è Horror Poppin', sempre copertina di Angelo Stano, e anche questo di Tiziano Sclavi con i disegni di Luigi Piccato. Questa me la ricordo un po' di più, l'ho letta da bambino, insomma. Anche questo numero fu la conferma, insomma, perché già il primo andò bene con uno speciale come 7 anime dannate che, ragazzi, devo ancora portarvelo in Dylan Old, così come anche Sogni. Poi il terzo numero del Graucino, il terzo Dylan Dog presenta Groucho, è uscito nel 1994 in allegato al numero 8, lo speciale numero 8, Labirinti di paura, è L'uomo con la bombetta. Eccolo qui. Bellissima questa copertina, molto molto bella, una delle migliori secondo me, con Groucho a tavola insieme a un canarino e a questa ombra insomma che li riporta da mangiare, il canarino in gabbia, cioè, una copertina sempre dissacranti, anche le storie ragazzi, le storie contenute molto simpatiche, alla fine Groucho è Groucho. Qui però abbiamo soggetto e sceneggiatura Claudio Chiaverotti e disegni sempre di Luigi Piccato, quindi dopo i primi due che erano stati di Tiziano Sclavi, il terzo Graucino era di Claudio Chiaverotti. Il quarto Graucino, invece, uscì nel 1995, allegato allo speciale numero 9 di Dylan Dog, I vivi e i morti, e Non urlate a quella porta. Eccolo qui, anche questa molto bella come copertina, molto in stile Famiglia Adams. Cioè, può sembrare in stile Famiglia Adams, ma invece non lo è, perché ci sono vari mostri che poi vedremo nel famoso frontespizio di Dylan, qui c'è Frankenstein, c'è Nosferatu, ci sono vari mostri. Questo è di Luigi Mignacco con i disegni di Luigi Piccato. Poi abbiamo il quinto Graucino che è uscito con lo speciale numero 10, Il Monastero. Il quinto Graucino è Per chi suona il campanello. Qui abbiamo sempre Claudio Chiaverotti con i disegni di Luigi Piccato. Il sesto Graucino uscito nel 1997 con lo speciale numero 11, Il Treno dei Dannati. Love Story, eccolo qui. Love Story,
Questo è di Pasquale Ruju, invece, con sempre i disegni di Piccato. Il settimo e penultimo, Graucino, che è uscito nel 1998 e ha legato lo speciale numero 12, La preda umana. È Il cavaliere di Sventura. Questo è di Paola Barbato, con i disegni sempre di Luigi Piccato, copertine sempre di Angelo Stano. E l'ultimo, Graucino, uscito nel 1999 in allegato allo speciale numero 13, Goliath, sotto il vestito troppo. Questo è di Tito Faraci con i disegni sempre di Luigi Piccato. Quindi praticamente ragazzi, i Graucini, come detto, ne sono usciti 8 per 8 anni tra 1992 e 1999. Fatemi sapere quale avete letto, quale vi piace di più, insomma, se ve li ricordate, qual è la copertina migliore secondo voi. Vi faccio rivedere di nuovo in carrellata. Secondo me sono delle letture molto simpatiche, molto carine, che insomma ho riletto ultimamente, non l'ho riletti tutti perché alcuni me li ricordavo, ma io ce l'ho lì in collezione, quindi posso leggerli quanto voglio. Come detto, da pochissimi mesi sono riuscito a trovarli tutti, a collezionarli tutti. E sono molto contento di questo, perché sono delle storie alla fine sempre con Groucho protagonista, ovviamente, come potete vedere dal titolo. Groucho protagonista, per chi piace Groucho, io amo, adoro Groucho da sempre, quindi adoro le sue battute, le sue freddure, quindi se vi piace lui. Questi, anche a distanza di anni, se non li avete mai letti, potete recuperarli, tanto nell'usato si riescono a recuperare più o meno. Sinceramente ve li consiglio perché fanno parte della storia di Landog, sono, come dire, qualcosa da avere, dai, per quanto riguarda poi gli speciali degli anni 90, perché gli speciali degli anni 90 di Dylan sono veramente tanta roba. In quarta di copertina è sempre tutto uguale, vediamo appunto il contrario di quello che abbiamo visto sempre, cioè di solito era Dylan seduto con la famosa posa dello scavalamento delle gambe e Groucho dietro, invece qui in realtà è il contrario, con Groucho che è seduto come a significare che è lui il protagonista e Dylan soltanto un comprimario, quando in realtà è il contrario, insomma. Però, diciamo, la maggior parte delle storie, almeno all'inizio, sono state scritte da sclavi, ma anche da Chiaverotti, la Barbato, Faraci, Ruju, insomma, si sono alternati diversi sceneggiatori, mentre, come detto, il disegnatore è sempre stato Luigi Piccato. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se avete mai letto questi numeri, se li possedete tutti, se vi piacerebbe averli, insomma, è sempre un piacere avere a che fare con voi. Mi piace quando commentate, si instaura sempre un bel rapporto. Lo dico sempre, lo so, ragazzi, ma lo devo dire perché per educazione e perché io ho rispetto per chi mi segue. Quindi, ragazzi, ovviamente, grazie per aver visto il video, grazie per il supporto. Mi raccomando, fate i bravi. E come dice Groucho, non mi ricordo la battuta. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.